Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Come moltissimi italiani, sono nato e cresciuto in una famiglia dalla radicata tradizione cristiana cattolica. Sono stato battezzato, nel corso della mia infanzia ho frequentato moltissimo la parrocchia, prima frequentando solo i bambini che andavano in parrocchia, poi sono stato anche per un certo periodo di tempo uno scout della GESCI, ho fatto la prima comunione, poi però mi sono fermato, ho trovato il momento di dire «No, aspetta, voglio capire perché queste cose». Ho avuto la possibilità, quando ero piccolo, quando andavo a scuola elementare, proprio già in seconda e terza elementare, e quando frequentavo gli altri bambini della mia età nel palazzo, di confrontarmi con testimoni di Geova, con musulmani, con ebrei, una possibilità che, già quando ero piccolo, mi ha permesso di dire, di farmi delle domande, di dire «Ma che cosa? C'è qualcosa che non mi quadra, ma che cos'è?». Crescendo, a un certo punto, ho cominciato ad allontanarmi dalla Chiesa, ad allontanarmi non tanto con l'idea «credo in Dio, ma non credo nella Chiesa perché si comporta in un certo modo». Ho cominciato a farmi delle domande molto più profonde, e per vari motivi. Uno di questi motivi è il modo in cui la Chiesa, il modo in cui la religione cristiana cattolica si propone nei confronti di grandi tematiche nel mondo, come la pena di morte, l'aborto, eccetera, e soprattutto come si propone come maestra di coscienza. Nel doobly-doo vi metto un link a un test dell'UAR, dell'Unione Atei Agnostici Razionalisti, che mette in evidenza che cosa conoscete veramente della Chiesa Cattolica e quali sono, in effetti, le posizioni della Chiesa Cattolica in relazione ad alcune grandi tematiche, e quindi per quale motivo, quale dei tanti, ma dei più grossi motivi, che riguarda appunto la coscienza, per quale motivo io mi sono allontanato dalla Chiesa Cattolica, non approvando queste motivazioni. Ma non è solo questo. Crescendo e andando al liceo scientifico, confrontandomi con grandi teorie scientifiche, confrontandomi con quello che succede nel mondo, io ho cominciato a chiedermi seriamente, una volta che mi formavo la mia coscienza, quale influenza stesse avendo la Chiesa Cattolica nei miei confronti, nello sviluppo della mia coscienza. La Chiesa Cattolica, nello sviluppo della mia coscienza, ha avuto uno sviluppo sempre inferiore. C'è stata sempre di meno, fino al punto in cui ho capito, ho guardato quali erano i gretti interessi, ho cominciato a guardare dall'alto, da fuori, quali erano gli sporchi interessi. Ogni giorno vedo quali sono gli sporchi interessi della Chiesa Cattolica, vedo quali sono le ingerenze della Chiesa Cattolica nello Stato, e ne resto veramente allibito. Faccio un esempio stupido. Io metto nel doobly-doo, tra l'altro, il link, come sapete, come moltissimi, soprattutto dopo il caso di Eluana Englaro, ma in certi casi anche prima, ho pubblicato il mio testamento biologico.
nel quale chiedo che, nel caso in cui io venga ridotto allo stato vegetativo, venga applicata su di me l'eutanasia. C'è da dire che mi sembra corretto, perché ripeto, da ateo ho rispetto per le religioni degli altri, mi sembra corretto che la Chiesa cattolica definisca aberrante l'eutanasia per un cattolico. Mi sembra corretto che la Chiesa cattolica dica che non si può accettare l'eutanasia di un cattolico. Non mi sembra corretto che la Chiesa cattolica dica, in virtù del fatto che un cattolico non può accettare l'eutanasia, non si può fare l'eutanasia negli ospedali a nessuno. Io non sono cattolico. Perché la Chiesa deve venire a rompere le scatole a me e alle mie scelte di coscienza? Come si permette? Questo non mi sta giù. Questa è una delle prime e più importanti ingerenze della Chiesa nello Stato. Mi dà moltissimo fastidio, veramente moltissimo fastidio, che in molte scelte di coscienza la Chiesa cattolica si erga non solo a supremo ordine di coscienza, ma spesso e volentieri a unico e affidabile. La Chiesa non fa altro che predicare che l'uomo è fallibile. La Chiesa è fatta dagli uomini, però la Chiesa è infallibile. Questo discorso ipocrita, pesantemente ipocrita, mi sta qua sullo stomaco. Il pontefice emerito Benedetto XVI, quando ancora era papa ed era scoppiato lo scandalo dei preti pedofili, e in America erano in corso dei processi ai preti pedofili, c'era una situazione un pochino fuori dal controllo. Prego! Vada, vada! C'era una situazione un pochino fuori dal controllo. Quello che mi ha veramente fatto venire sui nervi è stato Benedetto XVI, che ha detto ai fedeli: ricordatevi che i soldi sono un bene effimero, che ci può anche stare, ma non lo stesso giorno in cui la Chiesa cattolica americana pagava milioni e milioni di dollari di accordi extragiudiziali con vittime di preti pedofili per non mandare i preti in tribunale. È quello che rende il discorso falsamente ipocrita all'ennesima potenza. Ed è quello una delle tante cose che non digerisco. Diceva il filosofo: il chicco di riso che cade per terra non fa rumore, ma 100 chili di riso che cadono per terra ne fanno di rumore, come? E questa è una continua goccia che non fa traboccare il vaso è traboccato da un pezzo. La Chiesa cattolica aveva la possibilità di dimostrare, come ho detto la volta scorsa, spesso le religioni sono state e sono tuttora causa di gravi e importanti conflitti. La Chiesa cattolica aveva la possibilità di dare una grandissima lezione di moralità agli estremisti di altre religioni. Ricorderete tutti il caso delle famose vignette su Maometto. Discutibili o meno che siano, hanno provocato cose fuori dall'universo. È stato ucciso un nostro sacerdote a Trebisonda, tra l'altro. Sono uscite delle vignette cattoliche, ci fu la pubblicità di Cristo che beveva il Red Bull per camminare sulle acque. La Chiesa cattolica che avrebbe potuto dire al mondo: queste cose indubbiamente sono fuori luogo, ma non ci tangono. Dimostrare al mondo: ma chi se ne frega? No! Ha avuto una reazione: vescovi indignati,
cardinali fuori dai gangheri, la stessa identica medesima sputata, come si suol dire, reazione dei più grossi estremisti religiosi che il mondo occidentale si azzarda a chiamare terroristi. Loro sono terroristi, e i cardinali che si comportano allo stesso modo? No! Ci sono paesi nel mondo dove oggi chi è omosessuale viene condannato a morte. Amnesty International ha chiesto una rogatoria internazionale, per l'abolizione della pena di morte nei confronti degli omosessuali. Il Vaticano non è che ha detto «non consideriamo l'omosessualità una cosa di cui andare fieri, però la pena di morte...» No, il Vaticano se n'è lavato le mani! Chi se ne frega? Complimenti! E non Benedetto XVI, anche Papa Francesco, il Papa buono! Ragazzi, e concludo velocemente, Papa Francesco è il Papa che è arrivato in un momento importante nella Chiesa per essere un'immagine. Credete ancora che sia il Papa a comandare dentro Vaticano? Credete che fosse stato Giovanni Paolo II che parlava con i discorsi fatti a scriversi i discorsi da solo, che non gli sia mai stata data una mano d'aiuto? Credete che il Papa entri in Vaticano, dica «rana» e tutti cominciano a saltare? Lo credete veramente? Allora chiudo velocemente citando un passaggio di Beppe Grillo, che come comico mi sta più o meno simpatico, come politico mi sta sulle balle, ma che anni fa disse una cosa molto intelligente. Giovanni Paolo II avrebbe paragonato l'omosessualità alla Shoah, e lui disse: «Ma voi ci credete che un polacco che ha visto la guerra, che ha vissuto la Shoah, avrebbe mai detto una stronzata del genere? Voi ci credete?» E io vi chiedo, voi credete veramente che la vostra scelta di coscienza sia quella corretta? Bene, buon pro vi faccia, ma non venite a dire a me che la mia scelta di coscienza è sbagliata, perché sono stanco, stanco di sentire quello che dovrei fare piuttosto che quello che ho fatto. Sono ateo, definitivamente, e fatevene una ragione, perché vuol dire che ho aperto gli occhi, non che ho perso la retta via. Ragazzi, ciao a tutti, ci vediamo domenica prossima. Se questo video vi è piaciuto fate pollice in alto, se vi è piaciuto condividete con gli amici e iscrivetevi al mio canale. Io per il momento ho concluso, dalla settimana prossima ricomincerò con argomenti più semplici e canali YouTube. Per ora è tutto.